Oggi al Liceo Classico di Sciacca, appuntamento importante con l'attrice Simona Marchini, nome prestigioso del panorama televisivo italiano. L'incontro, l'iniziativa è stata organizzata dalla libreria Mondadori di Sciacca, in sinergia ed in collaborazione con il Liceo Classico, con il Comune di Sciacca e con l'associazione Ragusa di Ribera. Un incontro importante attraverso il quale l'attrice Marchini ha spiegato agli studenti presenti la sua vita, gli spettacoli che ha portato avanti nel corso degli anni, l'esperienza in quelli della notte con Renzo Arbore, fino agli ultimi spettacoli degli ultimi anni. Un momento di condivisione e di crescita per gli studenti che l'hanno ascoltata con interesse. Io amo perdutamente il sud Italia perché è pieno di anima, di cuore, di calore, di tante cose meravigliose, ma ho degli amici carissimi a Ribera e con loro abbiamo creato una meravigliosa scuola di propedeutica musicale per i bambini già da 2 anni, quindi è successo un miracolo meraviglioso. Perché la musica è qualcosa che serve ad aprire il cuore e l'anima dei ragazzi e quindi ho un legame ancora più profondo con questa terra che amo tantissimo, e ci vengo sempre molto volentieri. Si sente più legata al mondo del teatro o a quello televisivo? No, al teatro. No, la televisione io non la demonizzo perché la televisione che ho vissuto io era veramente una bella televisione. Ma non la difendo perché era una cosa mia, no? O per anzianità, no, perché oggettivamente ancora oggi quando rivediamo certe cose proposte anni fa capiamo i contenuti, no? Il valore anche dell'ironia, dell'autorialità, cioè si scrivevano i testi, eccetera. Era un'altra situazione. Oggi, insomma, ci sarebbero molte cose da dire sulla televisione attuale, sull'informazione, sulle modalità di comunicazione. Si chiama comunicazione, ma non comunica. Ti aggredisce con degli spot sempre più aggressivi, violenti, sempre negativi possibilmente. Diceva Zavattini, che era un genio di tanto tempo fa, che sarebbe bello ogni giorno raccontare una piccola cosa positiva successa magari al signor Rossi che ha comprato il cappotto di cammello. Voglio dire che c'è tanta Italia bella da raccontare, non solo esteticamente, umanamente, che sarebbe il caso anche per incoraggiare i più giovani di farla sentire di più. Possiamo dire che quelli che la notte con Renzo Arbore è stata una specie di sogno irripetibile oggi. Beh, quello è stato un sogno vero, tant'è vero che Renzo saggiamente non l'ha voluto ripetere perché è stato un fenomeno assoluto, un'avventura curiosa. Lui l'affrontò dicendo tanto non ci vede nessuno di notte e invece è stata un'esplosione di divertimento, di gioia di vivere, non c'erano prove, tutto era così, anche per noi estremamente divertente. Ma soprattutto c'era una classe, c'era un gusto, c'era un'ironia, una capacità di, appunto, di gioco, però di un certo livello.